Il codice della bellezza è una frase che mi è esplosa tra le mani mentre stavo scrivendo questo album. L'album tendenzialmente parla di amore, quell'amore vero, l'amore che passa attraverso anche l'abitudine, la noia. L'amore è quello che dopo la prima esplosione iniziale ci portiamo dietro addosso per tanti anni. E il codice della bellezza mi è venuto in mente di poter raccontare l'amore parlando di bellezza, perché la bellezza è l'arma che gli esseri umani usano per farsi amare fondamentalmente. E quindi cercare la bellezza intesa come un equilibrio interiore da raggiungere per poter essere amati fondamentalmente. L'album è stato scritto completamente in studio, senza un batterista, senza giusto due o tre bassi suonati, ma tutto il resto è sintetico, è sintetizzato dagli strumenti elettronici. Quindi ho dovuto costruire da zero il concetto proprio del disco sul palco, fondamentalmente. Ho scelto di lavorare con persone che avevano una grande esperienza live e con un'energia live molto importante. Il batterista di Linea 77 e poi Alessandro Bavo, che è il tastierista programmatore dei Linea Replay, un gruppo drum and bass di Torino. Realtà musicali proprio da combattimento, tra virgolette, quelle che stanno sui palchi quasi tutte le sere dell'anno. Questo perché volevo che il mio disco avesse questo tipo di attitudine, che potesse coinvolgere il pubblico. Lì in mezzo mi piazzo io con le mie canzoni e cercheremo appunto di essere il più coinvolgenti possibili. Vado. Cosa c'è che non va? Quando guardi dritto e non mi parli. E se vuoi stiamo qua. Aspettando passi ancora un altro temporale. Frana sotto colpi impercettibili, e i tuoi pensieri ora sono inamovibili. Cosa c'è che non va? Quando gli occhi si assottigliano così, ed è cosa c'è? Lo vedrai. Quando il silenzio ti disarma, le mie colpe sono anche discutibili e le hai riempite di veleno per nasconderti. Cosa c'è? Lo vedrai. La voglia di ricominciare, e lo sai, tornerà il momento in cui ti pentirai, perché è bellissimo comprendere che tutto questo ora diventa. Arrendermi, e sorridere.
che ora sembra veramente inutile. E io posso solo arrendermi e sorridere di te. Com'è andata? Aspetta, questa me la devo un po' provare perché ho voluto farne una nuova, perché le altre le ho già fatte in quasi tutte le altre interviste. Volevo farne una che non ho mai fatto, però ce l'ho un po' incerta. Se magari a metà mi parte un accordo, mi parte qualcosa e ci fermiamo, possiamo rifarla. Se volessi sapere cos'è la bellezza, guarderei dritto verso te. Se volessi sconfiggere la tristezza, guarderei dritto verso te. Se dovessi scordare l'amore, chiuderei gli occhi insieme a te. I miei occhi sono per te. Quei difetti che sai perdonare, vedessi svanire i miei sogni, lo farei più vicino a te. Se vedessi il mio cuore tra i ragni, sarei stretto a fianco a te. Se dovessi scordarmi di respirare, faresti tu per me, lo faresti tu per me. Codice.